L'eternità di Luigi Verde. Io t'amo più della mia vita, ritornerò in ginocchio da te, l'altra non è. In fila alla cassa, il display segna 26 euro e 80 centesimi, la faccia stranita. Mi scusi, ho dimenticato il bancomat. Ho solo 25 euro. Tolgo qualcosa. Nel piccolo carrello non ci sono patatine o cibi inutili. Vedo pane, pasta, latte, pomodori, carta igienica. L'imbarazzo per chi è distante appena un metro è palpabile. Il volto di una mamma, poco più che cinquantenne, è corrucciato, anche perché deve scegliere cosa sottrarre ai propri figli. Ed è così che mi succede di assistere a qualcosa di meraviglioso. Poco più indietro di me, un distinto signore, in fila, rivolgendosi alla povera mamma, dice: Scusi, signora, le è caduto qualcosa? La signora è sorpresa. A terra c'è una banconota da 10 euro e sa bene che non le appartiene. Lo sguardo amorevole dell'uomo la convince. È troppo per lei dire che è sua. Non ha vestiti firmati, ma non indossa stracci. Non ha il trucco, ma la sua faccia trasuda sacrifici. Il signore si piega, raccoglie la banconota e le dice: Probabilmente le è successo quando ha aperto il borsellino. Ora la signora sembra una bambina, è felice, soprattutto della sua onestà. Paga e uscendo sorride all'uomo che è davanti a me. Lo guarda per l'ultima volta e dice: Grazie. Assisto e sono felice anch'io. Ho capito la lezione. Quell'uomo avrebbe potuto dire: Non si preoccupi, signora, faccio io. Invece ha scelto di preservare la dignità sua e della signora. Chi ha fatto un beneficio, taccia. Lo ricordi chi lo ha ricevuto. Solo chi antepone il bene comune al bene personale, solo chi è responsabile e chi ha a cuore le generazioni future, merita il potere perché sa renderlo giusto. Questa è l'Italia che mi piace. Ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, gli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò